Si è svolto domenica 7 maggio all'Oltre Expo di Via Truffi il Casteggio Dog Show, prima tappa dell'esposizione cinofila itinerante per cani di razza e fantasia. Un successo di critica e di pubblico che ha attirato centinaia di spettatori e amanti degli animali provenienti da tutta la provincia, tanti anche gli espositori attrezzati con tutto il necessario per far viaggiare i fedeli amici dell'uomo. L'evento, organizzato dall'associazione L'Anima degli Animali, ha visto l'esposizione di cani fantasia e di razza, anche molto rare, per le quali si è proceduto ai giudizi di bellezza con un parterre di grandi esperti. E ci ha raggiunto il presidente dell'associazione no profit L'Anima degli Animali, nonché l'organizzatore e l'ideatore di questa manifestazione. Come nasce l'idea di Casteggio Dog Show? Allora, l'idea di Casteggio Dog Show nasce esattamente circa 10 anni fa. Inizialmente era una manifestazione molto piccola che veniva svolta nelle piazze di Casteggio, che mentre da 4 anni il comune ci dà la possibilità di effettuarla in questa meravigliosa location al coperto, quindi siamo strafelici di questa cosa, perché manifestazioni locali, amatoriali, al coperto è difficile trovarle. È nata dalla passione naturalmente per gli animali, la passione soprattutto per i cani, e naturalmente io, essendo nella cinofilia dall'85, quindi sono ben 36 anni, quasi 37, attualmente ti invoglia a creare cose di questo genere. Quindi questa competizione è partita molto soft, come dicevo, 10 anni fa, fino ad arrivare ad oggi che abbiamo quasi 400 cani. E la cosa ci dà veramente, insomma, tantissima soddisfazione. Come hanno reagito i casteggiani? Diciamo che sono sicuramente contenti di questa manifestazione che tutti gli anni ci dà grandi soddisfazioni. So che Dog Show non si fermerà a Casteggio, ma proseguirà poi per tutta l'estate, ci saranno altre date. Esattamente, quest'anno abbiamo voluto creare un tour itinerante dove andremo a toccare varie location, varie zone, e partiamo appunto da Casteggio, che diciamo all'interno di questa organizzazione si è creato un super challenge chiamato Super Challenge dalle tre regioni, dove parte da Casteggio oggi alla partenza, che è in provincia di Pavia, quindi Lombardia. Andremo a toccare delle location nella zona di Alessandria, nell'Alessandrino, quindi nel Piemonte, e parte dall'Emilia Romagna nel Piacentino. Per finire ancora al 24 di settembre, speriamo ancora qui a Casteggio, insomma la data c'è poi. Tre regioni coinvolte, anche grandi nomi, perché gli esponenti della giuria di quest'oggi sono decisamente importanti, di un certo calibro. Esatto, esattamente. La giuria di quest'anno al Casteggio Dog Show è una giuria tutta internazionale e nazionale, giudici internazionali FCI e giudici ENCI, che hanno accettato di buon cuore, insomma, di venire a giudicare qui da noi, pur essendo un amatoriale. E non è, insomma, facile che giudici di un certo livello, di un certo spessore, vengano a giudicare un amatoriale. Quindi questa cosa ci dà ancora più forza per continuare, perché vediamo che siamo comunque seguiti, ecco, anche se siamo nell'amatoriale. Allora, grazie mille e in bocca al lupo e complimenti. Grazie a voi di essere intervenuti oggi, e speriamo che prosegua tutto meravigliosamente bene. Siamo con Ofelia, che è accompagnata da una razza rarissima, vero? Esatto, è un esemplare di terrier nero russo, maschio di 5 anni. Quali sono le caratteristiche di questo cane? È una razza russa, creata dall'esercito russo, veniva usato come cane da guerra, quindi proprio aveva compiti militari. A livello di carattere invece, che carattere ha? Sono cani da guardia difesa, del proprietario, della famiglia, ma allo stesso tempo hanno un grandissimo equilibrio. Amano profondamente il loro proprietario, lo difendono e sono eccezionali coi bambini e coi componenti della famiglia comunque. Siamo con Fabrizio e con...
Rock and roll. Rock and roll. Bovaro del Bernese. Qual è la storia di questa razza? Sono cani da montagna, venivano utilizzati per trainare i carretti del latte da portare nei paesi. Carattere sono dolcissimi, sono cani da compagnia e per le famiglie e bambini sono cani ottimi. Anche lui oggi sarà protagonista della sfilata qua al Dog Show. Sì, anche lui ha sfilato, è arrivato primo e parteciperemo poi al Best in Show finale. Lorena, buongiorno. Allora, e siamo in compagnia anche di? Aslan. Aslan è un barbone gigante grigio. Che tra l'altro lui arriva qua al Dog Show da vincitore, vero? Certo, è 2 anni che fa il Best in Show, per cui è detentore del Best in Show. E oggi potrebbe o consegnare la coppa di vincitore a un altro suo collega, oppure riprendersela, anzi tenersela. Ma io ce la metto tutta, lo preparerò al meglio e speriamo. A proposito di preparazione, quali sono insomma le fasi della preparazione per un Dog Show? Allora, guarda, il giorno prima solitamente li laviamo e vengono tagliati, insomma, il taglio da show. Il giorno stesso invece arriviamo qua la mattina, li spazzoliamo molto bene e poi incominciamo a preparare il ciuffo, si lacca, praticamente tu lo vedi così adesso, quando è preparato da show è un leone. Siamo con Jessica e con? Zuma. Ecco, Zuma è un chihuahua, giusto? Ho pelo lungo. Quanti anni ha? Lei ha 6 mesi. 6 mesi, piccolissima. Come si concilia il temperamento focoso di un chihuahua con un Dog Show? Bisogna allenarsi tanto, cercare di portarli il più possibile in queste speciali amatoriali così da poterli abituare e poi insomma il loro carattere fa tanto, decisamente. Sono cani che non hanno paura di nulla, anzi bisogna starci molto attenti perché loro vanno contro tutto, alle cose più grandi, ai cani più grandi, proprio perché loro si sentono piccoli ma hanno un temperamento fortissimo. E siamo adesso in compagnia di Andrea e di? Dora, 12 mesi, è un Cavalier King e niente, un cane molto docile, un cane da compagnia, quindi è un cane adatto ai bambini da tenere, cioè lo si può lasciare tranquillamente con i bambini, è un cane che è incapace di mordere, è un cane che è incapace di abbaiare, proprio il cane da compagnia per eccellenza. Siamo con Monica e con? King. King, ciao King. Ciao, 5 mesi, insomma un cucciolino. Allora, raccontaci un pochino la storia di questi cani. Allora, sono una privata, più che altro una quasi allevatrice amatoriale. Ho solo Jack Leash. Sì. Non riusciamo. Ho solo Jack Leash perché la mia passione nasce proprio per il Jack solamente liscio, non per i ruvidi. Sono una delle poche in Italia e all'estero che porta in esposizione Jack lisci. Infatti le mie femmine sono tutte multi champion di bellezza, hanno vari titoli in paesi esteri e il piccolo ha esordito giusto un mese fa a Maribor in Slovenia vincendo nella classe baby l'Interra, che per noi è una speciale, è come se fosse la mondiale, speciale mondiale terrier. Quindi insomma ti hanno dato già un sacco di soddisfazioni. Le soddisfazioni veramente mi danno un sacco di soddisfazioni, non solo per le mostre canine ma in quanto affetto, perché sono meravigliosi come carattere, molto di compagnia, molto affettuosi. Non è vero che sono distruttivi come si raccontano le leggende metropolitane, assolutamente no, perché io li tengo in casa e non creano nessun problema. Anzi, sono arrivata da 1 a 4 perché non vi ho fatto vedere, ma in uno dei trasportini c'è il mio veterano che fra pochi giorni compie 11 anni. È da lui che nasce la passione per i Jack Russell. Vincitori assoluti nella categoria Best in Show, ovvero i migliori di tutta la giornata, sono stati Fabrizio Turchetti ed il suo Bovaro Bernese. Al secondo posto il Golden Retriever di Fiorenza Pernecco e terzo classificato il Bracco Italiano di Daniela Gaezzi. Il Casteggio Dog Show è stata anche un'ottima vetrina per le aziende del territorio che da sempre si occupano del mondo cinofilo. E siamo con Matteo Bottino in rappresentanza del Biancospino. Intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E non siamo solo con Matteo ma anche con? Lei è una nostra amica che si chiama Giudite.
2 anni e per l'occorrenza la facciamo diventare famosa. Ecco, il biancospino è una delle realtà del territorio, no? Che riguardano proprio il mondo dei cani. Che cosa rappresentano manifestazioni come Casteggio Dog Show per la valorizzazione del territorio pavese? Sicuramente hanno una rilevanza molto importante. Spero di vedere molta più gente, perché grazie anche a voi sono sicuro che la gente venga a conoscenza, perché oggigiorno manca proprio la conoscenza di questi eventi qua. Ce l'auguriamo allora, grazie mille Matteo e grazie mille anche a Giù. Giù di te, grazie mille Giù di te. Prossimo appuntamento fissato per domenica 14 maggio per il Pozzo Groppo Dog Show al Molino del Groppo di Pozzo il Groppo in provincia di Alessandria.